Inaugurata nella giornata di domenica 19 marzo, una nuova attività commerciale a Chiaravalle Centrale. Si tratta di una sala giochi con distributori automatici di cibi e bevande, promossa dall'imprenditrice Laura Conte, che da Amaroni ha deciso di investire nella florida cittadina delle Preserre, fulcro economico di un comprensorio sempre più spoglio. Il locale, denominato Hemingway, sorge nel quartiere Foresta, uno dei più frequentati dai giovani di tutte le età, e oltre la parte ludica, costituisce l'unica realtà commerciale in ambito ricettivo della popolosa zona chiaravallese. Taglio del nastro alla presenza del sindaco di Amaroni, Gino Ruggero, e del padrone di casa, Domenico Donato, che, grato con l'imprenditrice per la scelta di investire nel territorio chiaravallese, onora la causa con la sua presenza. È una nuova avventura per Laura, la mia compaesana, che apre qua questa attività a Chiaravalle. Io gli faccio giustamente i migliori auguri per questa nuova attività e in un mondo globalizzato è giusto che le attività un po' spaziano anche fuori confini. Sì, diciamo che quando si aprono nuove attività, diciamo che un po' si arricchisce il tessuto sociale, un po' diciamo, di tutto il comprensorio. Mimmo Donato ha ospitato giustamente questa nuova attività perché dà la possibilità in questo modo anche ai giovani imprenditori come Laura di aprire appunto questa nuova avventura qua a Chiaravalle, che è sempre, diciamo, in una posizione privilegiata rispetto agli altri comuni un po' più piccoli del comprensorio. No, Chiaravalle apre questa attività, un'attività di un'imprenditrice che viene da un paese vicinorio, da Amaroni, e questo ci riempie veramente di orgoglio questa scelta che viene fatta. Veramente ancora c'è chi crede nella nostra comunità e questo è molto importante, anche specialmente per i nostri giovani, i giovani che si stanno veramente riaffacciando adesso nell'imprenditoria. Noi con il progetto dei comuni marginali abbiamo avuto questa fortuna di avere alcuni giovani che ci hanno creduto, hanno chiesto dei finanziamenti per avviare nuove attività. Questa ragazza invece oggi ha fatto questa scelta, è qui a Chiaravalle, è piena di entusiasmo, lei e la famiglia, e questo è veramente qualcosa di bello perché le nuove generazioni è dove si basa veramente il futuro dei nostri paesi. Non vorrei approfittare di questa circostanza per dire che a Chiaravalle si apre e non si chiude. E questo è veramente deve essere capito da chi invece vuole sempre solo discreditare la nostra comunità. I complimenti dei sindaci di Amaroni e di Chiaravalle per questa nuova apertura di questa attività commerciale. Come mai Chiaravalle? Ho scelto questa attività, è partita tutto da... Mi ha colpito il paese soprattutto, la gente, il giro di giovani che c'è, quindi ho voluto provare questa nuova esperienza. Quali sono i tuoi obiettivi reali? Fare divertire i ragazzi soprattutto. Ho visto che comunque anche la carambola, il biliardo era qualcosa che mancava e ho puntato su queste cose qua. E le slot, diciamo, sono state una seconda scelta, sono venute dopo. E niente, speriamo che vada bene. Accanto a te chi è? Accanto a me c'è mio fratello, che è stato sempre quello che ha appoggiato le mie scelte. E Maria Rosa è stata quella che mi ha aiutato nei lavori e soprattutto nelle scelte. All'inizio per me non è stato facile, comunque aprire una nuova attività in un paese che non è il tuo, e lei è stata quella che mi ha dato i buoni consigli. Sì, Chiaravalle è sempre un paese accogliente comunque. sempre, sempre stato, sì. Sei contenta che c'è pure il sindaco e l'assessore Peleggi? Sì. E mi hanno seguito dal primo giorno, sono stati sempre disponibili e hanno appoggiato la mia scelta anche loro dal primo giorno. Amaroni si trasferisce qui a Chiaravalle per una maronese che apre questa nuova attività commerciale, il suo pensiero. Non posso che esserne solo orgogliosa, anche perché con Laura abbiamo una certa amicizia, sin dal primo momento.
sono stata propensa a darle una mano psicologica più che altro, ma lei ha dimostrato di riuscire a fare veramente lo stesso le cose da sola senza nessun aiuto, perché è una ragazza veramente in gamba. Le auguro veramente una buona fortuna e che questo sia solo l'inizio di una grande avventura. Una donna che apre un'attività di gioco. È da ammirare e soprattutto spero che sia d'esempio per tutte noi donne, perché è giusto avere la parità dei sessi.